Sento pure i pompieri romani. Anzi, il mio vicino non ha ancora cominciato a suonare la tromba, ma in quel caso chiudo il microfono. Allora, perché? Perché vai avanti? Ecco. Okay, Francesco, we are on in live. Romani. Perfetto, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora, non so perché si è sentita questa mia voce di prima, un eco di poco fa. Si sente bene? Pronto? Ok, Francesco, we are on in live. Perfetto. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io so... Mario, che succede? Alguien tiene abierto en reproducción la conexión con YouTube. Allora, c'è qualcuno di voi che ha aperto sia Zoom che YouTube e quindi si sente il... perché YouTube ha qualche secondo di differenza di tempo e quindi vi chiederei di stare o su Zoom o su YouTube. Mario, che succede? Alguien tiene abierto in reproducción la conexión con YouTube. Io non ho YouTube. Qualcuno di voi che ha aperto sia Zoom che YouTube. Non sei tu. Bello, che bello. Nico, tu tienes abierto il YouTube. No, io no. Te pregunto se eres tu. No, yo lo tengo silenciado. Allora, facciamo questo rap del Zoom e YouTube, così continuiamo a dire la stessa cosa e la ripete mille volte. Qualcuno ha aperto sia Zoom che YouTube, vi preghiamo di chiuderlo. Non sei tu. Bello, che bello. Dico, tu tienes abierto il YouTube. No, io no, te pregunto se eres tu. No, io lo tengo silenziato. Che succede? Allora, facciamo questo rap del Zoom e YouTube. Continuiamo a dire la stessa cosa e la ripete mille volte. La conferenza dadaista. Preghiamo di chiuderlo. Bello, che bello. No, Mario, che facciamo? Aiutaci. No, io lo tengo silenziato. Che succede? Allora, Francesco, solo tenemos abierto micro. Aiuto. Io non ho YouTube, sono sicurissimo di non avere YouTube. Quattro. Oh, Mario, che facciamo? Aiutaci. Professore, salve, sono siciliano. Sì. Volevo, forse sì, c'è un comando per spegnere i microfoni tutti quanti per capire. Mario, senti il consiglio di provare a spegnere i microfoni di tutti quanti. Da moderatore forse si può fare. Es que il problema non è del Zoom, è che alguien tiene aperto in YouTube. Por eso es que estamos escuchando la voz retrasada. Professore, salve, sono siciliano. Sì. Volevo, forse sì, c'è un comando per spegnere i microfoni tutti quanti per capire. Francesco, voy a silenciar a todos. Y luego abre solamente tú, ¿vale? Provar a spegner i microfoni di tutti. Adesso funziona? Mi sentite? Ok. Vediamo se parte l'eco tra pochi secondi. Che dice adesso funziona? Mi sentite? Va bene, dai, allora cominciamo. Allora, dicevamo, benvenuti, buon pomeriggio al corso di arti civiche e oggi abbiamo l'onore di ospitare Guillaume Mont-Saint-Jean da Marsiglia. Okay. Dalla sua stanza. L'eco tra pochi secondi. No. Che dice, adesso funziona? Mi sentite? No. Va bene. È Guillaume.
Es Guillaume, you have in another screen and YouTube reproduction. Marsiglia. Guillaume, il semble che tu ha soit Zoom, soit YouTube ouvert. Est-ce que tu peux fermer YouTube? C'est fermé. Ah. Sì. Ah. Tutto chiuso. Ok. Già finito. Allora, ricominciamo, proviamo di nuovo. Va bene, Guillaume è un amico, prima di tutto, con cui abbiamo uno scambio su temi che ci appassionano e su cui quest'anno stiamo lavorando con il corso di arti civiche, perché impossibilitati di camminare direttamente sul territorio, stiamo lavorando sulla mappa. E questo, come Guillaume ci racconterà, pone alcuni problemi, diciamo, tra l'esperienza e la rappresentazione. E quindi gli studenti stanno lavorando ognuno su un suo tema localizzato e abbiamo una serie di punti su una nostra mappa di Google Maps dove tutti caricano i loro progetti, i loro percorsi, le relazioni con i vicini e una serie di altri temi che stiamo mappando per raccontare un poco quello che ci sta succedendo in questi mesi, anzi che oggi dovrebbe essere forse finito. E, da qui il tema, il desiderio insomma di ascoltare Guillaume, di farci stimolare con una serie di sue riflessioni sulla relazione tra arte e cartografia. Guillaume insegna filosofia ed è un curatore di arte. Io qua vi posso far vedere una serie di suoi cataloghi che peraltro Guillaume ci ha dato in PDF, ma non sono riuscito a caricare sulla nostra biblioteca di Teams, ma ci riproverò. Questo è Mappamundi, è proprio una mostra, un libro sul tema di arte e cartografia. Ho anche Villissima, che invece è più sul tema di artisti che lavorano sulla città, con la città. Poi ho un catalogo della mostra dell'anno scorso, di pochi mesi fa, neanche un anno, Le Temps de l'Île, il tempo delle isole, su tema di isole, arcipelaghi, sempre in cui tra l'altro ci stiamo anche noi con Stalker, e poi una mappa insule di Stevenson, che è un bellissimo lavoro di artisti, cartografi, intellettuali, ricercatori, insomma, che hanno fatto un collettivo che si chiama Stevenson per ragionare su queste cose. Guillaume è inoltre il fondatore o uno dei fondatori del UCARPO, che è l'Ouvroir de Cartographie Potentielle, diciamo la officina, no, come traduci tu Ouvroir? Sì, io ho messo opificio. Opificio, mi piace. Opificio di cartografia potenziale, che è come se fosse un progetto dell'Ulipo, che era invece l'officina, no, abbiamo detto opificio di letteratura potenziale, fatto da una serie di poeti, intellettuali, scrittori, artisti francesi, l'Ulipo, anzi andrà forse detto, i quali, appunto, tra i quali Georges Perec, Italo Calvino, eccetera, molti di loro hanno lavorato sul tema letteratura e cartografia, arte e cartografia, evocando, diciamo, la nascita di questo UCARPO. Ma poi chi ha veramente aperto l'UCARPO è Guillaume e i suoi complici. Ti darei la parola. Grazie Piccio, grazie a tutti. Infatti non esitare a
fare domande, interventi anche in mezzo. Io ho previsto una specie di tragitto, di trasporto attraverso una serie, se non parte più, come mai? Ecco. Quindi, come dicevi tu, Francesco, ho preso come punto di partenza questo piccolo gruppo che si chiama UCARPO. L'idea dell'UCARPO è di giocare in modo serio. Cioè il gioco è un divertirsi, è legato a una specie di gratuità, non è utile, però è molto serio nel senso che c'ho delle regole del gioco. E non esistono, per esempio, nel gioco sportivo si possono cambiare le regole, ma a quel punto si cambia il gioco. Quindi noi siamo interessati a giocare con le carte, a considerare le carte come un insieme molto rigido, molto stretto, e si può fare un passo sul lato e giocare con quelle carte, quelle regole. Per esempio, avete una copertina di un vecchissimo fumetto che nessuno conosce più, proprio quasi della prima guerra mondiale. Si vede questa Becassin, che è maestra di scuola ed è maldestra, quindi fa cadere un globo e come vedete il globo cadendo passa davanti alla mappa della Francia, e quindi vedete che l'Asia che è sul globo viene a nascondere. Guillaume, ti fermo perché in realtà non vediamo, cioè noi continuiamo a vedere tutte le nostre facce, ma tu parli, io so di cosa stai parlando, dell'immagine che abbiamo messo, sì, anche come locandina. E come mai allora? Però non la stiamo vedendo. Allora, partagé, devo dividere. Ok. E adesso fai presentazione. Adesso vediamo il tuo schermo. E io non vedo più niente. Ah. Come faccio a vedere il mio? Cacchio. Controlla a distanza. No. La prima c'è una pantalla. Come? Expandir pantalla. Expandre l'écran. Dice, sì, da qualche parte. Optimizzare il pattern d'écran. Prova ad andare sotto in quei e fai la presentazione. Clicca su quei tre bottoncini giù, quello di destra, e vediamo se parte la presentazione. Come levamo? Perché poco fa... registrare. Non ho neanche... Ma tu hai due computer, due schermi? No, un unico schermo. Ma infatti stavo sul mio... Ecco, noi vediamo il tuo schermo, eh. Se tu vuoi partire, noi ti vediamo. Ma come mai? Ma prima tu non vedi però le diapositive di cui parli, il che può essere problematico. Ma tu le vedi? Sì. E come mai che io... Ecco, adesso. Adesso vedo di nuovo tutti noi. Vedo okay. Anche Aldo Innocenzi. Allora, dividere lo schermo. Non live, perché c'ho solo sopra. Cioè video, partecipanti... Divisione dello schermo. Noi adesso vediamo tutto il tuo desktop pieno di file. Ok, bene, bravi. E io invece... Secondo me, se tu clicchi là sotto, ecco, no, un po' più su, no, non su Zoom, nel riquadro del PDF, prova a cliccare presentazione, ecco, un po' più sotto, ancora a destra, vai. Ce l'avete? Sì. Ce l'avete tutto?
Perfetto. Tu vedi? Sì, io vedo e voi e l'immagine. Ok. Ok, ci siamo? Ok, dopo 20 minuti, benvenuti. Allora, facciamo più breve. Vedete un'immagine 100 anni fa, più o meno. Però interessante è che perché la maestra è maldestra, fa cadere il globo per la grande gioia degli allievi e si vede che c'è la sovrapposizione tra l'Asia e la Bretagna. Quindi c'è, diciamo che noi vediamo, possiamo guardare quel documento, così come chi l'ha disegnato probabilmente non ci ha neanche pensato. Chi ha disegnato questo non sapeva, ha detto, beh, ci metto delle mappe perché nelle classi delle scuole ci sono delle mappe. E noi possiamo guardare con un secolo dopo, possiamo guardare in modo diverso e verificare che in qualche modo, anche se non c'era intenzione da parte di chi ha disegnato questo, le mappe stanno lì. C'è un'esistenza, quasi un'autonomia delle mappe, stanno giocando tra di loro. E quindi è anche uno degli obiettivi di questo UCARPO, è di riuscire a cogliere una certa autonomia delle mappe, delle cose che ci stanno nelle mappe anche se nessuno le ha mai guardate e nessuno ha mai voluto mettere questi elementi. Quindi questo è un interesse alle regole e ho parlato dei plagiari per anticipazione, non ne parliamo perché abbiamo un po' di ritardo. Questo è legato per chi è interessato a questo Ulipo che dice ci sono stati nei secoli scorsi persone che facevano dell'Ulipo prima che esistesse ancora l'Ulipo. Quindi Lewis Carroll con le sue mappe dell'oceano era già membro dell'UCARPO un secolo prima della fondazione dell'UCARPO. Ecco, quindi possiamo tutti giocare con queste carte. Ecco. Allora, per spiegare questo abbiamo bisogno di questa espressione abbastanza non molto elegante, devo confessare, la precessione degli artefatti. Sta a dire che noi altri che siamo nati negli ultimi, che diciamo, 60 anni o 20 anni o 30 anni, non è vero che abbiamo un contatto diretto col mondo. Il contatto con lo spazio, col mondo, quello nel quale viviamo, il nostro quartiere o il globo sul quale viviamo, è mediato dalle carte, dalle mappe. Quindi se io vi dico Sicilia, vedete subito la forma della Sicilia. Pensate che per secoli c'è chi è vissuto in Sicilia senza mai aver visto quella mappa, senza sapere neanche che fosse a forma di triangolo. Quindi l'idea, per esempio, l'idea dell'Italia, lo stivale, a parte il fatto che l'immagine dello stivale è abbastanza recente, prima si parlava della spina di pesce, ma la forma, non è che possiamo dire, vabbè, ci scordiamo di questa forma, non c'è, non l'abbiamo mai vista. Cioè, pensiamo il mondo attraverso una serie di icone che non abbiamo scelto, che magari alcuni dicono sono la verità. La verità è che l'Italia ha questa forma, o che la Sicilia o la Corsica. Cioè. E noi diciamo solo che dobbiamo ammettere che le mappe stanno in mezzo, sono un medium attraverso il quale pensiamo il mondo. Non possiamo fare a meno. Quindi il problema non è tanto il sapere se una carta è vera o falsa. Secondo me non ha senso. Può essere più o meno precisa, può, come vedremo dopo, rivelare in qualche modo dell'invisibilità. Però le mappe stanno lì. Su questa precessione degli artefatti, cioè le mappe sono degli artefatti, nessuno pretende che le mappe siano il mondo spontaneo, le mappe sono disegnate, fatte dagli uomini,
però non vuol dire che noi abbiamo l'esperienza prima del mondo e dopo delle mappe. Noi arriviamo in un mondo già cartografato, già mappato. Quindi in qualche modo può essere interessante tentare non di creare una mappa nuova, ma tentare di dare visibilità a queste, tutte queste mappe che stanno tra noi e il mondo, questa mediazione. E già è molto difficile tentare questo, dire quali sono le mappe che io non vedo, ma che in qualche modo mi vedono, mi danno gli strumenti per pensare il mondo. E su di questo ho aggiunto la parola fantasmappare, che è un neologismo che noi proponiamo anche in francese, fantasmapper, che ovviamente l'insieme di fantasia e mappa, ed è, magari alcuni di voi conoscono questa parola un po' bruttina anche questa, pareidolia, ed è una cosa di cui Leonardo da Vinci già parla quando dice ai giovani artisti: mettiti davanti al muro e disegna il muro e guarda cosa c'è sul muro, e tu vedrai uomini, persone, animali, alberi, eccetera. Vedrai il mondo s'animare dalle forme. Quindi questo è il fenomeno della pareidolia, il fatto di vedere delle forme, riconoscere degli elementi, persone, oggetti, nelle forme. E si fa ovviamente con le mappe. Cioè, non vi dico niente, ma abbiamo tutti riconosciuto gli stessi paesi. In una cotoletta alla milanese, una scaloppina alla milanese a sinistra, le nuvole in mezzo e la foto di destra l'ho fatta io su un muro a Tolone. Chi tra di noi resiste a questa visione cartografica? Quindi, come vedete, le mappe, noi possiamo e facciamo, fabbrichiamo tutti delle mappe, ma c'è anche questa creatività autonoma delle mappe, e vi faccio vedere il lavoro che ho scoperto di recente di un artista. Ecco, questo Leandro Erlich, credo sia argentino, fotografo, ma artista, e quindi ha tutta una serie che si chiama The Cloud, e riconoscete l'Italia o UK o eccetera. Quindi questo è un po' diverso perché è una creazione d'artista, ma tanto per dire, non è che Erlich vuol creare una mappa nuova, vuole farci riconoscere una mappa che noi abbiamo vista migliaia di volte, e quindi gli dà inoltre questa forma strana del cloud. Su di questo, su questa presenza delle mappe, c'è su un altro livello in qualche modo. Io sono collezionista, ma di cose, di roba da poco, quindi sono anche collezionista quando sono sull'autostrada. Chiedo a chi mi sta vicino di fare le foto di tutte le mappe che sono disegnate sui tir. Come mai? Tanti tir, che per definizione sono mobili, hanno queste mappe. Da oggi in poi, quando sarete sull'autostrada, guarderete in modo più attento a questo. E quindi questa, io la chiamo una cartografia povera. Non sono capolavori dal punto di vista cartografico. Però cosa ci dicono di questa mobilità, di questa ubicazione? Cosa vuol dire questo Türker? Perché sì, si vede che c'è la Turchia sulla destra, ma insomma la mappa non dice oltre, dice io sono mobile in Europa e anche voi lo siete. Dice assieme molto poco e dice dell'impossibilità di fare a meno delle mappe. Stanno dappertutto, basta guardarle e tentare di identificare questo. Altro esempio di cartografia povera,
sono le carte degli agrumi. Quindi ho selezionato nella mia collezione alcuni più italiani, ma sono in maggioranza o spagnoli o italiani, Sicilia dappertutto. Vedete questa in giù, per esempio, questa cosa dice questa? Voi riconoscete subito la Sicilia, anch'io, ma si vede che è rozza, che è molto sintetica, il che è una grande forza dell'operazione cartografica, la generalizzazione, la semplificazione fa parte dell'essenza della cartografia. Non mettere tutto, ma fare la scelta di quello che è essenziale, che è importante. Invece a sinistra vedete questa carta strana per me, perché la Romagna, bah, non è che sia un centro di produzione di agrumi che io sappia. Vedete questo è una, ho comprato delle arance e c'era alcune arance in quella carta. Quindi è molto strano la necessità o la scelta di presentare questo tipo di carte che sono senza nessun utilità. Dopo questa onnipresenza delle mappe e delle mappe vernacolari o al quotidiano, vorrei presentarvi due elementi. Uno è il fatto che voi avete questa fortuna in italiano di avere sia carta che mappa. Noi in francese non abbiamo più la map. La map è una parola che esisteva nel Settecento. Rousseau utilizza di tanto in tanto la map. Noi non più. Quindi parliamo ovviamente come tutti di mapping. Ma diciamo che mappare mi sembra una parola importante e voi nel corso di arti civiche avete da mappare, cioè l'insieme di quello che giù chiamo le operazioni cartografiche, cioè la mappa ci nasconde queste operazioni. Noi vediamo dei risultati, come le mappe che stanno dietro Francesco. Vediamo queste mappe o sui nostri computer o quando siamo sulle strade, ma non vediamo la miriade di piccole o grandi operazioni che sono state necessarie. Cioè, chi è stato sul terreno? Chi ha dovuto scegliere un codice di colori? Chi ha scelto la carta o la forma, o eccetera? Quindi, in realtà, mappare è un'operazione molto complessa legata allo stato di sviluppo di una società ed è più una catena di competenze, di momenti che sono tutti necessari l'uno come l'altro. Quindi è questa continuità, questo insieme di operazioni che mi sembra importante da prendere in considerazione ancora più del semplice risultato. Allora, dopo queste premesse, questi concetti, siccome parliamo di cartografia e artisti, vi faccio un piccolo viaggio attraverso questo mondo. Avete visto, come tutti, un numero incredibile di artisti contemporanei che sono legati alle carte, che fanno le carte, che giocano con le carte. Può sembrare una moda. Ritengo che non sia una moda, invece, che è non una cosa nuova, ma un ritorno a una cosa che non avrebbe mai dovuto finire. In sostanza, si parte dal Rinascimento. Stavo per dire il vostro Rinascimento, no, il nostro Rinascimento comune, però sta di fatto che l'Italia ha avuto un ruolo. Quindi vado veloce, conoscete ovviamente la città ideale, l'acme della prospettiva, quindi codificazione geometrica, Dürer, quindi mi sembra che è molto appiattita questo, quindi c'è una deformazione dello schermo, non so come lo vedete, ma sul mio...
Vabbè. Sul mio schermo è troppo piatto. Comunque, vedete... Direi che va bene, forse... No, mi sembra che è giusto. Ok. Vedete questo disegnatore che ha imparato la prospettiva, quindi attraverso la finestra vede la donna e la disegna. Vedete, quindi è un po' meno famoso, però, come la realtà di una testa umana viene numerizzata. Interessante, perché noi crediamo che numerico sia legato al nostro mondo numerico. Invece il Rinascimento è un mondo numerico, mondo geometrico e numerico. E ovviamente c'è immagino che voi conoscete tutto quanto a memoria o conoscete abbastanza bene. Imago Urbis di Alberti non è un disegno a sinistra, non è un disegno rinascimentale, è stato rifatto da una scuola d'architettura a Grenoble ed è, credo, il primo disegno cartografico moderno di una città che ovviamente è Urbs, cioè Roma. Quindi l'idea di salire sul Campidoglio e di là di fare due operazioni in simultanea, uno girare su 360 gradi, quindi con una mira si vede dove sta il Colosseo, dove sta il Vaticano, eccetera, eccetera, e poi avere chi scende in città con le catene e quindi ha la distanza dal Campidoglio. Quindi c'è un angolo e una distanza. E questo è la base, diciamo, della cartografia moderna. E quindi questo, non a caso, viene fatto, avete visto i miei esempi, Alberti, Leonardo, Dürer, Piero Francesca, tutto lo staff. Quindi la cartografia moderna è nata per via di artisti rinascimentali, quindi assieme ingegneri, ovviamente, matematici, eccetera. Però non c'era questa separazione, come ben sapete. A destra la carta di Imola, disegnata da Leonardo. Quindi dico che se gli artisti di oggi si sono impossessati, se giocano tanto con le carte, non è una novità, non è una moda. È un ritorno a quello che magari sarebbe dovuto continuare attraverso i secoli. E la parentesi è stata la parentesi del momento in cui tra, diciamo, 600 e XX secolo gli artisti sono stati privati da questo. Perché è stato detto, voi avete la prospettiva, lasciate la cartografia a ingegneri, militari e al potere politico. Non è compito vostro. Quando si vede, altra immagine molto molto famosa, la prima visione di una città vista dall'alto in modo molto preciso, nel momento in cui ovviamente nessun uomo poteva vedere così Venezia. Quindi è un montaggio, un'operazione molto precisa, molto scientifica, fatta da un artista. Quindi la cartografia è nata in mezzo agli artisti. Ovviamente sto parlando della cartografia occidentale moderna. Esistono altri elementi, esiste una cartografia di tipo medioevale religiosa, quindi questo bellissimo mappamondo d'Ebstorfer, di cui non esiste più l'originale, è una copia più tardiva, che fa vedere il mondo come il corpo di Cristo, la testa, vedete a destra e a sinistra le due mani e in basso i piedi. E in mezzo c'è Gerusalemme, che è il centro del mondo. E in alto vedete a sinistra della testa di Cristo, vedete Adamo ed Eva, il paradiso. Quindi, perché fa così? Ok. Quindi questo è un altro modo di cartografare. Come questo,
un altro italiano, Stefano Della Bella, molto attivo in Francia nel Settecento, e vedete che non è una mappa, è un insieme, c'è un profilo in alto e in basso c'è una mappa che non è perpendicolare, però è obliqua, è una mappa a vista d'uccello. Ed è l'operazione è queste due immagini sono una. Quindi è un modo che noi non utilizziamo più ed è un momento in cui ci sono queste diverse visioni per dare l'immagine della mappa. Un altro, ovviamente, spero che conoscete questo, l'arte aborigene ci dà da vedere delle opere che sono assieme una mappa, una storia singolare, una storia collettiva e un insieme di sogni. Quindi per noi una mappa è un'immagine che gestisce delle informazioni obiettive che non sono né personali né collettive. Invece questa è un'altra possibilità di mappa che è assolutamente diversa rispetto ai nostri codici inventati dagli artisti. Questa è anche, e chiudo su questo, credo, questa parentesi è un'altra proposta artistica attorno a questa figura di Doligny. Si tratta di un lavoro fatto con ragazzi autisti e quindi il fatto di chiedere a loro e agli educatori di disegnare il movimento, i movimenti durante il giorno è una spazializzazione dell'io, è un modo di dare da vedere una mappa, se si vuole, ma una mappa di percorsi e una mappa che è più una presentazione di se stesso. Quindi anche questo è un altro modo di mappare, anche questo è legato a Doligny. Quindi per questo, prima tappa, c'è una relazione forte oggi tra artisti e mappe. Ed è una cosa non casuale e non del tutta nuova. Secondo punto, noi pensiamo che sia ovvio la lettura delle carte, che è ovvio che quando vediamo la Sicilia, diciamo, è Sicilia, zac, siamo nati così. E invece la lettura delle mappe è una cosa che abbiamo imparata. Non ricordiamo questo, ma una mappa è, quindi lì ci sono dibattiti, comunque una mappa è un oggetto semiologico, quindi un insieme di segni. Alcuni parlano di un vocabolario, di una serie di parole, in qualche modo. Alcuni parlano di una grammatica, quindi una costruzione di elementi che possa creare senso. Comunque sia, non entriamo adesso nel merito, ma abbiamo dovuto imparare questi elementi. Questo è un esempio. Non ho l'equivalente italiano, sarei ben lieto di ricevere questo, perché di sicuro esiste. Anche questi li colleziono. Sono delle carte teoriche. Sono delle carte di nessun spazio. È una carta ideale creata per insegnare ai ragazzi cos'è un'isola, cos'è una baia, un vulcano, una montagna, eccetera. Quindi in tutti i paesi ci sono, nei manuali scolastici, ci sono queste mappe. Georges Perec ha quella bellissima formula, dice è uno spazio inventario perché raccoglie tutti gli elementi di questo vocabolario geografico, ma è uno spazio inventato, uno spazio di un luogo che non c'è. E la cosa bellissima è che per capire le carte, per conoscere i luoghi che sono i nostri,
la mia stanza, il mio quartiere, la città, il paese, il mondo, eccetera, mi servono alcune mappe come queste. Cioè la mappa da nessuna parte è lo strumento di cui abbiamo bisogno per capire le mappe degli altri, dei luoghi, degli spazi. Questa è una mappa, per esempio, che è stata vista da milioni di piccoli francesi tra, ho messo il 1929, ma già dagli anni 1880, tra il dizionario Larousse e l'atlas di base dei ragazzi Hachette, c'era questa immagine, che poi è stata rilavorata. Ecco, questo è un testo di Georges Perec su quel documento, come in uno spazio così piccolo come la pagina ci sono tutte queste parole. Ecco, tutto questo piccolo mondo concentrato. Questo è un altro esempio. Questo a sinistra è Guy Debord, che utilizza questo, e credo che io ne ho messo, ecco, uno americano. E questo, vedete che è interessante quell'operazione, perché su quelle mappe bisogna scrivere le cose, perché i bimbi non hanno ancora, non sanno. Quindi si mette ripa a sinistra, ripa a destra, orizzonte, mer Mediterraneo. E a quel punto, vedete, orizzonte è una parola con 2, 4, 6, 7 lettere che sono posate sull'orizzonte, e vedete questo mer Mediterraneo, mare Mediterraneo, diventa quasi metafisico, perché ovviamente si vedono delle lettere su delle righe, e noi dobbiamo fare uno sforzo per dire: ah, ma queste righe intendono dire questo è mare. Quando vedo uno schermo bianco con delle righe grigie, o un libro scolastico. Quindi c'è un'operazione, vedete, che impariamo a far finta, impariamo a dire sì, questo va per mare. Diciamo che come se fosse il mare, ma non siamo al mare. Quindi c'è questa necessità di imparare questo vocabolario, ovviamente con il rischio di alcune distorsioni. Non so se probabilmente avete lo stesso per l'Italia. Questa è una mappa disegnata da allora mio figlio, che adesso ha 30 anni, ma ne aveva 7, credo. Non so se conoscete un po' la Francia, ma non è assolutamente così. Quindi lui ha sbagliato tutto, ed è bellissimo perché anziché tentare di identificare, ha inventato, ha rovesciato. Come vedete, Parigi diventa enorme, magari non so cosa vuol dire. E questo è la strada che ho proposta per dire, ma in realtà queste lezioni, questa formazione cartografica, ci consente anche di dire, ah sì, questo sì, ovviamente è Francia. Non so se avete in mente le carte isocroniche, quindi le carte che mettono su una stessa linea i punti che sono alla stessa durata di viaggio da un certo punto. Questo, la lettura di questo è il punto blu è Parigi, il punto numero 11 in basso è Marsiglia, il punto 12 è Nizza. Tra Parigi e Marsiglia adesso ci vogliono 3 ore e un quarto, tra Marsiglia e Nizza ci vogliono 3 ore, quando ci sono 200 chilometri. Quindi è una trasformazione dello spazio in base al tempo, per spiegare quanto, non più in base ai chilometri, bensì al tempo, la Bretagna è molto distante, il sud-ovest è molto distante, ed è lo stesso per Nizza. Questo è un altro, pensavo di averne un altro, non ce l'ho.
dopo vi diamo magari un'altra. Su questa modificazione, conoscete ovviamente, avrei dovuto mettere il solito mappamondo di, con una proiezione di Mercatore. Ce l'avete in mente, il mappamondo classico. Sul mondo sul mappamondo classico avete una scala che è mobile. Cioè, come vedete qua, la scala all'equatore non è la scala ai poli. Quindi le distanze sono molto, variano moltissimo. Da lì avete probabilmente letto questa rappresentazione del Groenland, che in realtà è molto più piccolo dell'Africa e viene quasi rappresentato con la stessa superficie dell'Africa. Quindi, perché abbiamo imparato tutto questo vocabolario cartografico? Siamo in grado di giocare in modo anche serio. Per esempio, Mercatore ci impone di capire che una distanza in alto o in basso non è la distanza all'equatore. Questo lasciamo per... E questo, per esempio, è anche una carta isocronica. È Parigi, in ambedue i casi. Quindi partiamo dal centro di Parigi, che è la stazione Châtelet-Léal. Se siete in bicicletta, vedete che è abbastanza omogenea e potete raggiungere qualsiasi punto dal Châtelet e mettete più o meno lo stesso tempo. Cioè il bianco è il punto di partenza, giallo ci mettete 5 minuti, verde chiaro 10 minuti, eccetera, eccetera. Non c'è deformazione. A destra, se adesso siete su una sedia a rotelle, a Châtelet, e vedete che il mondo è molto diverso. Quindi la carta di destra è sempre la carta di Parigi, ma attraverso la rapidità di accesso, perché per chi non può andare a bicicletta o a piedi. Quindi è un gioco sulla deformazione, un gioco molto serio, sulla deformazione tra tempo e spazio. Altro tipo di deformazione, non so se conoscete questo lavoro di Armel Caron, quindi questo l'ho fotografato in una mostra dove le avevo chiesto, era creazione tra l'altro del suo lavoro. Lei lavora su Venezia, che avete riconosciuta a sinistra, poi riprende tutti gli stessi elementi e li ha riordinati a destra. Questione: a destra è ancora una mappa? È ancora Venezia? Cosa questo lavoro ci dice delle operazioni cartografiche? Vedete che tutti gli elementi sono esattamente gli stessi, però quello che cambia è il rapporto spaziale tra di loro. Quindi sono ordinati per forma, per crescita di dimensioni, eccetera, eccetera. Quindi questo parla delle operazioni cartografiche, parla anche delle città. Cioè, magari l'importante non sono i palazzi, bensì lo spazio tra i palazzi, ovviamente. Quindi questo ci fa vedere il lavoro, le operazioni cartografiche. Uno, selezionare gli elementi. Due, ordinare una spazializzazione di tutti questi elementi tra di loro. Quindi, come vedete, è perché noi abbiamo imparato a scuola e dalla vita, abbiamo imparato la lettura delle carte, il vocabolario cartografico, da lì questo gioco degli artisti, che gioco, ma è molto serio ed è molto preciso. Quindi è anche, se si vuole, in qualche modo legato alle operazioni degli artisti rinascimentali. Cioè, si fa esattamente lo stesso tipo di lavoro. Loro era per impostare la rappresentazione cartografica, Armel gioca e disfa in qualche modo quello che noi abbiamo imparato. Ecco,
vedete un altro esempio esattamente dello stesso con Parigi. Tre, siamo ancora in tempo? Sì. Allora, ho selezionato una serie di tematiche per darvi spunti, magari invogliarvi a uscire dalla cartografia solo funzionale. Cioè, cartografare non è solo gestire delle informazioni, è emozionare, è far ridere, e torno sempre sullo stesso giocare con gli elementi. E quindi vi propongo una serie di piccoli approcci di questo. Ecco, questo è un artista cinese, Cinga, non garantisco il pronunciare, e vi propongo queste due foto in una situazione un po' particolare e la fine di una mostra. Noi avevamo stampato i file spediti da Shanghai e ci siamo impegnati a distruggere le opere dopo. Quindi vi faccio vedere non le opere esposte, ma la testimonianza poi spedita a Shanghai per garantire che alla fine della mostra abbiamo distrutto questo. Ve lo faccio perché l'opera stessa di Cinga è un'opera legata alla storia cinese, Long March. Magari sapete o non sapete che Mao Zedong, quando ha fondato la Repubblica Popolare di Cina, era come dire, cacciato da Chiang Kai-shek, dalle forze armate, eccetera, e ha fatto quello che si chiama la lunga marcia, quindi la lunga camminata per 2000 chilometri con i suoi soldati, ha evitato di essere pescato, eccetera. E questo artista ha rifatto questa lunghissima camminata, però se l'è stampata sulla schiena. Quindi ogni sera, quando arrivava in una città diversa, si faceva iscrivere sulla schiena questo, come se avesse il peso della storia cinese sulla pelle. Quindi vedete che è ben altro che non dare la carta il tracciato della camminata di Mao e dire lui aveva, non so, Cinga aveva 30 anni quando ha fatto questo nel 2000 qualcosa. Quindi più di mezzo secolo dopo Mao, lui rifà questo per farci pensare a questa rivoluzione cinese nata nella geografia, nata in una grandissima camminata, e lui dice noi abbiamo questo peso storico su di noi, e mi è sembrato interessante insistere sulla pelle. Lui se lo fa tatuare sulla pelle, quindi è un tatuaggio, quindi è anche sofferto, cioè, fa male. E quindi quando ho, ahimè, visto queste foto del dopo mostra, dico ahimè perché mi sarebbe piaciuto tenere le foto, grandissimo formato, bellissimo, però c'era un impegno, e si vede bene il fatto che una mappa può anche essere considerata come una pellicola. Cosa c'è sotto la mappa? Cosa non ci dice la mappa di quello che c'è sotto? Quindi lì abbiamo una doppia pelle in qualche modo. C'è la pelle della foto, poi c'è la pelle di Cinga. E vi do altri esempi. Questo Jochen Gerner è un artista che ridipinge su delle carte scolastiche. Quindi lui ha dipinto tutto il nero, e vi faccio vedere un particolare. Questo quindi è la mappa di Parigi. E potete dirmi, ma dove sta Parigi? Parigi è sotto, è nascosto. Cosa rimane? Rimane delle bollicine, delle parole. Quindi Eton, che sarà parte del nome di una città. Georges sarà una parte di Villeneuve-Saint-Georges, Vert di Versailles, eccetera.
Quindi è un gioco sul fatto che c'è un sotto, c'è un sopra. Una carta è anche una serie di pellicole e la carta ci porta informazioni, magari a volte ci nasconde informazioni anche. Quindi da lì, per esempio, la famosa carta di Lewis Carroll dell'oceano, quando dice la carta più perfetta dell'oceano è la pagina bianca. È la carta più perfetta perché c'è tutto, ma anche perché non c'è niente, cosa c'è sotto? Cosa c'è sotto il mare? Cosa c'è sotto la mappa bianca? Quindi questi due sono esempi. Questo, un altro esempio, non lo trovo così interessante, però si vede bene che si tratta di lasciare apparire dei brani di questa pelle di mela, quindi andando a scavare sotto. Questo è un lavoro, non so se lo conoscete, Paola Di Bello insegna fotografia a Milano e lei aveva fatto questo montaggio fotografico che chiama in francese, anche se italiana, lei l'ha chiamato La Disparition, in omaggio a Georges Perec. Georges Perec, uno dei fondatori, non fondatori, ma degli animatori dell'Ulipo assieme a Italo Calvino, Perec ha scritto quel libro, un romanzo in francese, La Disparition, senza mai utilizzare la lettera E, che è la più frequente in francese. Quindi è sparita la E, c'è A, I, O, U, Y. E quindi La Disparition, Paola Di Bello ha fatto questo montaggio a Parigi, è scesa sui binari, non sui binari, sul marciapiede delle varie stazioni di metropolitana. In ogni stazione ha fotografato il particolare della piantina metropolitana con la stazione dove stava. Quindi quando stava a Temple ha fotografato il particolare di Temple. E cosa succede? Succede che allora le carte non erano plastificate, erano di carta, e quindi il dito di chi sta guardando la carta aveva poi il fatto di avere migliaia di persone, ha tolto il luogo preciso dove si stava la gente. Quindi lei ha fatto questo montaggio della disparizione dei luoghi dove siamo. E quindi anche questo gioca sul fatto che, ritorniamo alla fine sull'aspetto voi siete qui, ma per il momento è l'idea di una pelle che si può togliere, si può anche aggiungere sulla carta. Quindi anche per questo può essere interessante per voi, nel momento in cui dovete fabbricare, costruire, pensare delle mappe, non pensare ovviamente a una mappa definitiva, ma pensate anche a una mappa dove ci sono dei layer, ci sono delle aggiunte, ci sono delle cose che mancano. E ovviamente uno degli esempi, non l'unico di questi, è la mappa geologica. Lunga storia, grossa letteratura sulla carta geologica. La prima carta geologica è quella dell'Inghilterra. C'è un bellissimo libro sull'uomo che ha inventato la carta geologica d'Inghilterra, e si tratta di far vedere quello che non è visibile, quello che a noi non è accessibile. Quindi sono bellissime le carte geologiche, guardatele, ci sono migliaia sul net, sono bellissime come questa, carta di un'isola giapponese, l'isola è quella bianca in mezzo, e sotto il mare, dal punto di vista geologico, il mare non importa. Dovremmo fare delle carte geologiche sia delle terre che del sottomare. La realtà è che conosciamo malissimo i fondi di mare. Già l'altitudine, la batimetria, le carte non sono precise. A maggior ragione la geologia dei fondi oceanici non è ben chiara. Quindi questo è un aspetto importante. Ovviamente alcune carte mettono in ordine il visibile, altre carte
sono una rivelazione dell'invisibile. Quindi si tratta qua, per esempio, di portare alla superficie delle informazioni invisibili sul cosa succede sotto. Quindi io dico storia di pelle e anche storia di creazione di una semiologia che consente di capire, di vedere con la visione, ma di intelligere con l'intelletto la costituzione della Terra. Secondo spunto, piccolo, breve, globi o cubi. Oggi parliamo di un mondo globale e quindi la forma del globo è diventata molto, molto invadente. Vorrei riabilitare un po' i cubi e vorrei segnalarvi una lotta micidiale tra il cerchio e il rettangolo. Tutti noi abbiamo tra di noi, vedo Francesco Carreri, però lo vedo in un rettangolo, anzi due rettangoli, quello del mio schermo e poi il piccolo quadratino dove tu stai, Francesco. Quindi il nostro mondo è un mondo di rettangoli che sono insediati l'uno dopo l'altro. E invece per secoli, come avete visto prima, almeno per Leonardo, per Alberti e per tanti di loro, mappare era una questione di cerchio, perché si tratta di mappare, cartografare quello che mi sta attorno. Se mi giro attorno, fabbrico un cerchio di 360 gradi. E quindi questo globi o cubi, ecco, questa è una visione di un globo terrestre a forma cubica, bizarro world. Immaginiamo un mondo cubico, mondo in cui gli astri non sarebbero delle sfere, ma questo, non so se conoscete Emilio Isgro, importante artista ancora attivo e anziano, avrà, non so, 60, 75 anni, Emilio Isgro, molto attivo a Milano, e questo lui ha sempre lavorato con quello che chiama le cancellature, quindi il fatto di cancellare le diciture e i toponimi. Però lì lo ha fatto in tre dimensioni e in questa forma cubica. E questo è un gioco fine Ottocento di cubi. Ecco, vedete uno di questi cubi e vedete questo stranissimo fenomeno, vedete tre mappe assieme. E cosa si gioca nell'angolo delle mappe che hanno delle scale diverse, che rappresentano delle regioni diverse? E quindi io, se ce la faccio, ecco, vi faccio vedere, non si vede bene, noi UCARPO abbiamo fatto un gioco di cubi per il castello di If, sapete quello di Montecristo di Alexandre Dumas, che sta a 2 chilometri da Marsiglia, molto vicino, e su ogni faccia dei cubi c'è una parte di una mappa diversa, quindi sono 6 facce su un cubo, quindi abbiamo 6 mappe dello stesso IF, però ovviamente con delle rappresentazioni diverse. Questo episodio del globo e del cubo è quindi uno degli episodi di questa lotta. E io vi suggerirei di pensare che non tutte le mappe debbono essere quadrangolari. Potete benissimo proporre delle mappe che sono dei cerchi, che sono ovali, che non hanno forme, che sono scappano. Perché il rettangolo viene dalla geometria. Viene dal fatto che noi siamo gli eredi di questa cartografia molto matematizzata, nata grazie agli artisti rinascimentali, eccetera. Quindi possiamo anche giocare con questo, possiamo modificare la scala, come abbiamo già visto, possiamo anche cambiare la forma, cioè dire le nostre mappe sono in qualche modo informali. Possiamo deformare,
possiamo uscire dalla gabbia rettangolare. Possiamo, vedete, dietro questo c'è la domanda, per esempio, quando siamo su Google Earth, ha una forma o è infinita? Cioè, è un rettangolo con dei limiti, c'è un bordo oltre il quale non possiamo andare, ed è un secondo mondo, come c'è una seconda life, secondo mondo che è infinito a sua volta. Quindi pensate anche a questo, proporre una mappa, mappare, a un certo punto pone sempre la domanda, ma quali sono i bordi, i limiti? E da lì anche ovviamente qual è la scala o quali sono le scale, perché ovviamente come avete visto possiamo modificare la scala all'interno di uno stesso unico documento. Quindi non dovete piegarvi e ubbidire alla dittatura del rettangolo. In qualche modo dobbiamo riconoscere che abbiamo perso la guerra. Sì, ok, il cerchio è vinto, anche se rimane quell'idea del mondo globalizzato. Però nel nostro quotidiano mappare vuol dire geometrizzare con degli angoli e dei rettangoli. Possiamo tentare di liberarci di questo. Dopo la pelle e questo gioco tra cubi e globi c'è lo spessore delle mappe. Non ho mai trovato in Italia, ho sempre chiesto, ma non ho mai trovato. Non so, immagino che da ragazzi alcuni di voi hanno avuto una piccola mappa di plastica che rappresenta l'Italia. Francesco? Mai. Ok, allora va bene. No, se c'è qualcuno che ricorda, ma io nei miei ricordi non ce l'ho. Forse in Francia eravate più plastificari, design, non so. Ma non lo so. Allora, io colleziono questo, che è un'assurdità totale. Cioè, la cosa, ci sono i quaderni standardizzati, quindi queste carte di plastica hanno sempre la stessa scala, la stessa dimensione. L'obiettivo è di far capire al ragazzo che questo è il suo paese, va benissimo, ma anche che è roba seria e siamo molto precisi. Quindi non si può disegnare i contorni della Francia così come si vuole. Bisogna essere seri. Però quando si mettono l'uno sull'altro, si vede che è assurdo, cioè è di una imprecisione totale. Quindi è interessante perché si vede che una mappa ha uno spessore e come vedete sulla Bretagna a destra, vedete come sono diverse le Bretagne. Quindi è una rivendicazione alla precisione e assieme ovviamente la mappetta di plastica è maldestra, è così colà. E quindi ecco, questa è la mia collezionina di queste mappe scolastiche e vedete che hanno questo spessore, quindi prima si parlava della pelle della mappa, ma una mappa ha uno spessore o no? Cioè è solo concettuale, è una linea e come ben sapete una linea non ha spessore, come un punto non ha superficie, un punto ha una dimensione zero, oppure le mappe hanno questo spessore e su di questo, ecco, questo è un altro elemento. Questo è un insieme di vecchie carte comprate non so dove per 10 euro e erano rimaste per, non so, secolo, decine d'anni in qualche valigia, non so dove, e ci sono, come si chiamano, vermi. C'è un verme, così si dice. Sì. Un verme che ha mangiato. E come vedete, il verme ha viaggiato dalla Sardegna
all'Australia e poi nel Mare Ionio. Quindi c'è quell'idea della verticalità, del viaggio verticale tra una mappa e l'altra. E quindi questo, la sovrapposizione di queste mappe, ci fa venire in mente l'idea di uno spessore, cioè non è solo uno strumento ideale. E questo lo vediamo col quarto punto, che è quindi il dietro. Questo è una mappa settecentesca dell'Etiopia, credo. E come vedete l'inchiostro ha mangiato la carta. Quindi da dietro c'è un'altra mappa, cioè è un disegno diverso che non era previsto. Questo è lo stesso per delle carte a rilievo che sono quindi stampate. A sinistra vedete la Corsica e a destra la Riunione, credo. E quindi ha senso parlare della carta vista da dietro. Questo è un altro esempio. Vedete, non so se vedete la mia freccia, la vedete? Sì, sì. Quindi questo lì e lì, vedete su questo portolano, vedete che il portolano di sinistra è molto curato, preciso, ha raccolto tutte le informazioni possedute allora, però c'è la creazione di un'altra mappa in qualche modo, quella non voluta, non controllata sul dietro. E questa domanda, cos'è? Questo la si chiama carta di Francia? Allora, voi mi direte no, è la Francia rovesciata. Ma è rovesciata perché le parole sono scritte a rovescia. Però in realtà io direi che la mappa vista da sotto. Perché dovremmo dire che le mappe viste da sopra, dall'alto, sono quelle vere, giuste, e le mappe viste da sotto sono false, non vere, rovesciate? Sono le mappe viste dalle talpi. Però è una mappa ugualmente. Quindi questa idea sia dello spessore che del dietro mi sembra interessante come spunto, e credo sia l'ultimo, la questione di sovrapposizione. Siccome vi ricordate questa precessione degli artefatti, le mappe stanno lì prima di noi, stanno nei nostri cervelli, non possiamo più fare a meno, non possiamo pensare il mondo senza queste mappe. Quindi queste mappe sono numerose. E quindi questa sovrapposizione, questa è una sovrapposizione controllata, per esempio, della formazione della geologia francese, cioè di quello che poi è diventato la Francia. Quindi all'inizio a sinistra c'era il mare ovunque, poi alcune isole, poi il sorgere delle terre fa venire pian piano. Quindi lì si vede già, e questo mi direte, vabbè, è la storia della creazione del mondo, va bene. Lì, scusate, ho preso esempi francesi, lì, tempi coloniali, si trattava di far capire ai ragazzi l'importanza di Madagascar, per esempio, a sinistra, molto più lunga, vasta, della Francia. O lo stesso per Algeria a destra, Sahara, due dipartimenti. Quindi il fatto di mettere assieme sovrapposizione di varie mappe, questo per esempio, anche se è scritto in inglese, è una mappa abbastanza frequente in Portogallo, ed era per far capire l'importanza dell'impero portoghese. È un po' l'equivalente di quello che c'è sulla via dei fori imperiali, con tutte quelle mappe marmoree che fanno vedere l'importanza dell'impero romano, eccetera. Solo che lì vedete la sovrapposizione ancora sulla,
sulla Germania, Ungheria, eccetera, eccetera. Quindi questo gioco sul fatto che magari questo gioco di sovrapposizione è più vicino a quello che abbiamo noi nelle nostre menti, nei nostri cervelli. Magari non abbiamo mai una mappa unica, ma abbiamo una sovrapposizione, un affollamento di numerosissime carte che sono sì, sovrapposte l'una sull'altra. E magari da adesso in poi vedrete che ci sono parecchie di queste carte sulle quali ci sono vari continenti, paesi che sono rappresentati. Adoro questa perché si vede la grandeur française, sapete, questi francesi con la puzza sotto il naso, questa pretensione, eccetera. Lì ci sono due France, quindi questa follia per far capire al ragazzo che ci sono delle isole che sono francesi, c'è l'impronta della Francia che viene posta sul Pacifico. Ecco, quante persone ci sta nell'Oceano Pacifico, eh? Quindi avete visto questo, pensate un po' dal punto di vista semiologico cosa vuol dire il fatto che i continenti, che quindi sono messi due volte, eh? L'Australia, avete la carta seria, diciamo, dell'Oceano Pacifico, e poi si ritrovano gli elementi, l'Australia, si ritrova l'America del Nord due volte, eccetera. Quindi è assieme una carta del mondo e una serie di strumenti per prendere la misura della grandezza di questo Oceano Pacifico. E questo è un esempio, vabbè, magari un po' troppo complesso, questo è un disegno fatto da Baden Powell, sapete, l'inventore degli scout. Quindi Baden Powell era un colonnello inglese, molto inglese, ed era, cioè il suo modello era proprio militare, e quindi gli scout sono pensati sul modello militare. E lui era anche una spia, Baden Powell. Quindi lui spiega come andare a spiare le fortificazioni nemiche e come disegnare questo sotto forma di una farfalla. Quindi la farfalla di sotto è una forma per nascondere la piantina della fortificazione nemica. Quindi ci sono due piantine, l'una o diciamo una piantina da nascondere più la farfalla. Ecco, quindi questo è un caso abbastanza raro ovviamente, ma è interessante vedere anche questo, Sarajevo. Questo non so più dove l'ho fotografata, Sarajevo con queste due immagini e assieme la città assediata, quindi la guerra assoluta, e la città olimpica dell'84. Cioè, si tratta dello stesso mondo. Qual è l'operazione cartografica che sceglie di farci vedere la guerra o piuttosto i giochi olimpici? E quindi questa piantina ci fa capire la complessità di queste realtà miste e di queste carte molto svariate. E questa è anche, credo sia l'ultimo esempio in quella tappa della mia presentazione, di una sovrapposizione tra la metropolitana parigina e il mondo, o diciamo Europa-Africa. Questo è legato alle inondazioni del 1910, quindi la grande paura che ritorni l'inondazione, quindi inondare tutti i musei, eccetera. E quindi c'è questa proposta, all'origine è stata pensata dall'Agenzia Cartografica della RATP, che gestisce la metropolitana. Quindi se ci fosse di nuovo un'inondazione, immaginiamo che l'acqua prendesse la forma del Mediterraneo, dell'Atlantico,
eccetera. E quindi le stazioni ottengono il nome o prendono il nome del luogo dove stanno, credo. Ecco, vedete che c'è Lausanne, perché sta lì, Bordeaux, Perpignan, quando ovviamente avevano altri nomi, per esempio Invalide ha guardato lo stesso nome della stazione. Quando la stazione cade accanto a un luogo molto conosciuto, una città, ha preso questo. E lì noi, Ucarpou, avevamo chiesto alla RATP di farci una versione con le Château d'If, che sta lì per Kléber. Quindi questa è una sovrapposizione di varie realtà e questo è anche un gioco cartografico che la dice lunga, cioè gioco ma è produttivo, produce sentimenti, produce uno sentimento strano, non sappiamo più bene, non si capisce più bene dove siamo e questo è ovviamente un risultato molto interessante da parte delle carte. E vorrei finire su, io ho messo un sacco di immagini, su questo punto metafisico che voi ben conoscete, il piccolo punto, il dot, voi siete qui. Voi siete qui in qualche modo riassume buona parte di quanto ho detto prima. Voi siete qui vuol dire ognuno di noi è sdoppiato. Noi siamo divisi in due. Abbiamo una nostra realtà, che è il mio corpo fisico, poi ho un'altra realtà che è cartografica, che è la mia posizione sulla mappa del telefonino, sulla mappa della metropolitana, eccetera. E lì c'è una finzione che è il mio corpo coincide con questo punto sulla mappa. E quindi il mondo è doppio e per via di me stesso, di ciascuno di noi, noi, ognuno di noi è l'ombelico del mondo, siamo il centro del nostro mondo, siamo il centro o un punto centrale sulla mappa e siamo la coincidenza tra il mio corpo nello spazio e il punto che non ha dimensione sulla mappa. E quindi lì vedete tutta una serie, quindi se alcuni di voi hanno delle foto di siete qui, ben vengano, io sono anche collezionista di questo, quindi questo non so più in che aeroporto ho trovato questo, con questo gioco sembra una serie di mani, di bracci, un personaggio che ci indica la partenza. Questo vedete a sinistra è il famoso Château d'If, Castello di If, come vedete ha solo tre torri e all'interno c'è di nuovo questo cerchio come se fosse una quarta torre che ci indica dove siamo e lì siamo in mezzo al fiume. A sinistra non sappiamo più dove siamo perché siamo nel fumo, nel bruciato, cioè la mappa che pretende darci informazioni precise sullo spazio e sulla nostra posizione nello spazio, ci dà un vago ricordo dell'esistenza dell'io. Vous êtes ici, però non si capisce dove siamo. Vedete a destra il passaggio dall'io al noi. Noi siamo qua, quindi non si sa bene chi è questo noi. Questo Scusami Guillaume, che cos'era, chi era questo noi siamo qui? Chi l'ha fatto questa cosa? Questo è un gruppo d'artisti che l'ha fatto, era un bastione, era non è Marsiglia, dove l'ho preso? A Cassì, insomma, nelle vicinanze. E quindi questo è solo, sopra non c'è nient'altro, eh? È solo un gioco tra l'ICI al quale non c'è
un reale accesso, quindi no, si vedeva da lontano, da giù, come Hollywood, ed è un Hollywood di un luogo sconosciuto, quindi non è This is Hollywood, e non si sa bene chi è questo noi. Quindi è tutto un gioco sul voi siete qui, dobbiamo uscire da lì con delle certezze, sì, io qui e io sono. E lì non si capisce dove, chi, perché. Ecco. Ok, grazie, scusa. Allora, questo, vedete questo modo, come si dice, delle alveoli, non so come si dice, uno spazio nel quale si perde, ovviamente, si tratta di una fondazione d'arte contemporanea, Fondazione Vasarely, e a destra vedete questo fumetto, Where Are We Exactly, questo gioco sull'assenza di You Are Here, e a sinistra ovviamente il fatto che non si tratta di identificare, di localizzare, ma di fare una domanda, la grande domanda del perché. Quindi la vanità delle carte, perché non importa in fondo sapere dove siamo, se non capiamo perché siamo lì. Ecco, questo è un lavoro di un artista fichissimo. Io non conosco questo Fernando Ortega, ma lui partecipava a una mostra al Paletto Chiù, che è un sito d'arte contemporaneo, e c'era una perdita d'acqua a Parigi, come ben si sa, piove spesso, piove quasi sempre, e anche se lo Paletto Chiù è molto ricco, ci sono delle perdite d'acqua. Quindi lui ha avvisato una perdita d'acqua e ha detto: questa goccia che cade diventa il Vous êtes ici. Quindi lui ha chiesto di trasportare il modello del palazzo e l'ha posizionato esattamente per fare in modo tale che la goccia che cadeva esattamente sul luogo dove si stava. Ecco, quindi è un luogo... È un caso nel quale è il voi siete qui che ha in base alla posizione di questo voi siete qui, si è dovuto modificare trasportare il modello. Caso unico a mia conoscenza. Questo è un po' come il lavoro degli artisti, il documento non è buono, scusate. You are here. Questo, il pin, normalmente è lo strumento per dare la localizzazione. Cosa succede se ci sono vari pins? E questo è un altro esempio, quindi lì la faccio breve perché c'è una valanga di possibilità semiologiche, grafiche. Vedete a destra questo enorme You Are Here, il fatto di non fidarsi di chi sta guardando la mappa, quindi bisogna mettere una freccia, poi bisogna mettere il punto rosso, poi bisogna scrivere You Are Here, perché non si sa bene, quindi tre volte diverse. A sinistra, chi è stato in Cina ha avuto l'esperienza di una perdita totale, e lì vedete il You Are Here verticale, quindi non sulla piantina, ma sulla sezione verticale. E a destra questo stranissimo sistema a Parigi, non ho capito perché la RATP ha messo per terra questo vi trovate qui, vedete anche in italiano, non si capisce bene perché non c'è il riferimento con la carta che sta accanto, quindi anche lì un sistema un po' strano. Anche questo blu metafisico a destra e questa a sinistra. Vedete, questo sistema paradossalmente ci impedisce la visione. Cioè il Vous êtes ici è talmente enorme che non si vedono più né le strade né i nomi delle vie. Quindi questa assurdità. Poi questo, ovviamente sarete stati sensibili in questi tempi nostri di pandemia, eccetera, il fatto che diventa molto di moda la localizzazione sui prodotti alimentari.
Quindi non è tanto io sono qui, ma voi dovreste mangiare questo perché questo prodotto è stato coltivato, prodotto lì. Quindi l'ubicazione iniziale è molto importante e vedete questo è un gioco. Vous êtes ici, non è vero, non sono in Aubrac. Vuol dire se entrate in questo ristorante mangerete un beefsteak che probabilmente viene da questo posto. Quindi è diventato una forma mentis questo vous êtes ici. Questo, non so più in che città italiana ho preso questo, povero handicappato, che noi siamo qui, in realtà è più chi sta in sedia a rotelle che è qua e che deve girare tutto per poter entrare. Quindi se voi dovete andare lì, non è noi siamo qui, quindi è più tu devi fare, noi entriamo direttamente. E questo è nella mia collezione di Siete qui, c'è una micro collezione nei cimiterri. I cimiterri sono interessanti perché è il luogo dove stanno i morti e non si muovono molto i morti, quindi sono qui, stanno lì e non si muovono. Noi invece veniamo a visitarli o a entrare per un nostro motivo nel cimitero. E quindi da qualche anno c'è adesso una sensibilità a dare informazioni a chi viene entra nel cimitero per spiegargli che lui è mobile e che è qua. Vedete a sinistra questo orrendo sistema con degli alberi, questa cosa assolutamente assurda. A destra invece questo sistema strano perché è un codice colore, vous êtes ici è un colore, che io ho cominciato a guardare sotto, quando invece ho capito che voleva dire questo rimanda a quello e questo c'è un ingrandimento che è questo. Quindi una cosa abbastanza complessa, un doppio sistema e giù non c'è più il vous êtes ici. E questo è un vous êtes ici un po' disastrato perché è un cimitero e là. Scusate, ecco, questo che vedete a destra è quello che si vede male giù a sinistra. Quindi questo vuol dire vous êtes ici. Quindi questo è un motto, è un'informazione data ai viventi, a noi visitatori, e sembra che quasi stiamo per morire. Stiamo, insomma, il vous êtes ici è già semimorto, è già decadente, è già... E vedete che è un gioco, sì, ma è anche una sensibilità grafica al fatto che la trasformazione, nessuno ha voluto fare questo, ma questa trasformazione per mancanza di manutenzione, eccetera, eccetera, è anche molto espressiva, la dice lunga. E vedete questo che già abbiamo visto di Paola Di Bello, questo è una moltiplicazione del vous êtes ici. Quindi è il fatto che è una carta potenziale di tutti i luoghi dove possono, dove potrei essere, ma dove non sono. Quindi se ci sono più di un siete qui, allora non sono più qui. Quindi questa moltiplicazione, questo l'ultimo esempio, è un esempio di una cosa che abbiamo realizzato noi, U Carpo, a Russell Square, a Londra. C'è quella bellissima piazza quadrata, quindi già è uno square, perché square vuol dire sia quadrato che piazza. E quindi ci siamo divertiti, c'è la metropolitana, c'è la stazione Russell. Russell che tra l'altro è il nome di un matematico logista. Logico. Geniale, è un filosofo, Bertrand Russell. E quindi ci siamo divertiti a dire mettiamo il logo della il famoso logo della metropolitana di Londra negli angoli. E siccome tutta la piantina è un gioco
sul quadrato e sul cerchio, perché come vedete ci sono tutti gli alberi rappresentati, eccetera. Abbiamo deciso di piazzare quattro, voi siete qui, negli angoli, che possono essere quadrati o tondi e in lingue diverse. E lì abbiamo rimesso la nostra versione di... in sostanza, questo è un riassunto di questo. Basta inserire un secondo, noi ne abbiamo messo quattro, ma basta inserire un secondo, voi siete qui, scatta un putifero, scatta il principio della mappa. Quindi è un gioco molto preciso nel quale basta poco per far saltare l'insieme. E finisco su questo. Non so se alcuni di voi conoscono il Powers of Ten di IMS. Non so se conoscete le IMS. È una coppia americana. Sono morti negli anni '80. Sono due grandissimi designer, lui e lei, IMS, e hanno fatto una cosa che per noi sembra una sciocchezza adesso, perché con tutti gli strumenti numerici e facili, ma hanno fatto un piccolo filmato che si chiama Powers of Ten, che vuol dire, assieme, tu lo conosci, immagino, le puissance, le potenze di 10, 10 quadrato, come dici? Sì, la potenza, a potenza di 10, come si dice? Ah, ok. Elevato alla decima. Ecco, elevata alla decima, eccetera. E quindi si vede una coppia che sta facendo un picnic su un tappeto a Chicago. E poi c'è un movimento verticale, o si scende nella mano e poi nelle componenti fondamentali della materia, o invece si allarga il zoom e si parte nel cosmos. E quindi il video ce l'hai? O vediamo la mappa solo? No, non ho il video di... Non credo sia disponibile per intero sul net. Tu dici di sì? Ah, non lo so. Ricordami come si chiama, che lo cerco al volo. Powers of Ten. Le potenze di 10. Di Ray e Charles Eames. Che sono geniali, sì, comunque. Ce l'ho su YouTube, 9 minuti. Allora sì, sarà questo. Vabbè, se volete, vabbè, ve lo posso mettere sulla chat. È molto bello. E comunque gli IMS sono due fantastici architetti, designer, sì. Molto... famosi, per anche una casa bellissima delle Case Study Houses, va bene, insomma, se ne può parlare. È sì, molto... sì, sì, sì. Molto bello. Ecco, e quindi un giorno che stavo a Bruxelles ho trovato questo modo geniale, cioè c'era un buco per dire voi siete qui. Ah, ok. E quindi un buco luminoso. E quindi ovviamente mi sono avvicinato e ho guardato questo buco da vicino. E ho guardato di nuovo ed è geniale, perché lì hanno capito tutto. Ecco, e più avanti ho trovato questo. Quindi vedete che noi siamo qui. Quindi la scala cambia e possiamo immaginare tutto quello che vogliamo. E chiudo su questo per dirvi il bello delle mappe, di questa storia lunghissima, complessa, di ingegneria, di matematica, eccetera, è il fatto che è assieme molto precisa, però è uno strumento di immaginazione, di libertà, di creazione, stupefacente. Quindi non lasciatevi rinchiudere dai vostri insegnanti nella gestione di informazioni, però sono già convinto ovviamente che
Francesco e i suoi colleghi non l'avranno fatta così, ma l'esercizio, siccome non ci possiamo muovere o pochissimo, il fatto di giocare, creare, disegnare le mappe ci deve consentire anche questa grandissima immaginazione, anche se a volte è molto precisa, e direi più che precisa è efficiente. Cioè l'immaginazione, il gioco e la finzione ci fanno capire meglio il mondo nel quale viviamo, e quindi le mappe sono per queste fantastiche, e vi ringrazio dell'ascolto. Grazie mille, io farei un applauso se accendete i vari microfoni, così si sente. Grazie. Grazie. Grazie mille Guillaume, se vuoi puoi uscire dalla modalità di condividere lo schermo, così e invece ci mettiamo tutti visibili, tutte le nostre, i nostri rettangoli nel rettangolo, così ci vediamo, anche perfetto. Tu hai il piacere di vedere chi ti ha visto finora. Sì. La reciprocità è importante. Ci sono 35 partecipanti su Zoom, e invece non so su YouTube, Nico e Mario, sapete quanti ci stanno vedendo? Sono 24 adesso. Va bene, quindi una cinquantina di persone, ci fa piacere. Había, Francesco, había un par de preguntas en el chat, no sé si estaban respondidas, mi ayuda, Nico. Sì, ci sono due pregunte sul chat nostro, aspetta, questo qui, no, su YouTube non lo vedo. In YouTube. Ah, c'è una di Edoardo Rocha, sarà, che dice, come si dice sulle mappe dell'indicibile? Quello che è. Come si dice le mappe dell'indicibile? Certo, quello ha chiesto Edoardo. Non so se ci sono altre. Non ho capito la domanda. Neanche io. Io ho mai capito. No, io ho parlato un pochino, poco, ma dell'invisibile. Ma l'indicibile? Forse quando dicevi spazio inventario, spazio inventato di Perec. No, non direi. Non... Elena Sofia Paoli vuole sapere se... può commentare un po' del fotografo Luigi Ghirri. Ah. Vuole sapere un po' più di lui? Non se ne è parlato per niente, non c'entra molto, ma se ti va di dire qualcosa, Guillaume, su Luigi Ghirri è un grande fotografo. Ghirri è geniale, e poi ha fatto questo Atlante che è stupefacente. Lui ha fotografato da molto vicino queste mappe. Sì, su Ghirri. No, la cosa interessante, Ghirri è un fotografo che quasi ha passato la vita in un quadrangolo di 30 km per 30 in Emilia-Romagna. Lui ha sempre pensato che non era utile uscire lontano, c'era tutto nella sua Emilia-Romagna, nella sua Modena dove stava. Quindi ha anche girato il mondo, però c'è quell'idea, lui ha sempre fotografato un mondo, direi, sfogliato, nel quale c'era il mondo, le immagini del mondo e le carte del mondo. E ha sempre, ha scritto molto, articoli molto interessanti, sul fatto che viaggiare era inutile perché il viaggio nelle mappe era più forte, più espressivo del viaggio nel mondo reale che già è stato fatto. Cioè posso inventare delle cose nel mondo di mappe che non posso più inventare quando credo di essere il primo ad andare in alto all'Himalaya. No, ci ritrovo il mio vicino di casa. Quindi... il mondo di Ghirri è un mondo veramente nel quale immagini, mappe e lo spazio nel quale vivo sono mescolati e quasi non c'è più
differenza tra di loro, è una continuità, e questo dà un sapore molto particolare alle sue foto. Poi molti dettagli, no? Ghirri avvicina la macchina sempre all'oggetto molto, sì. Cioè, quasi mai ha una visione d'insieme o di, insomma, è molto sempre, va a cercare ciò che è poco visibile, poco nascosto. Sì, e poi è sempre interessato al banale. Esatto. È il nemico dello straordinario. Mi vuole l'ordinario, l'infraordinario, la cosa da poco che nessuno guarda, e lui ce lo fa guardare e scoprire. Da lì anche il dettaglio, il particolare che dici, Francesco, sì. Senti, vedo che c'è Tommaso Moravski che vuole fare una domanda. Posso? Sì, prego. Sì, salve, grazie. Io mi sono, diciamo, imbucato all'interno di questo corso, sono un filosofo che si occupa di cartografia. Grazie mille per la presentazione, molto interessante, ricca di materiale. Alcune considerazioni in merito. Prima fra tutti mi ha colpito il fatto che lei non abbia mostrato dei portolani all'interno della della carrellata, e che si sia, diciamo, cioè una serie di domande. Allora, la prima riguarda appunto questa idea, cioè lei è partito nella sua narrazione della cartografia, ovviamente della cartografia moderna, questo incontro tra geometria, Tolomeo, proiezione, insomma, che è un discorso che tutti conosciamo e che chiunque, diciamo, si occupi di modernità parte un po' da questa idea della matematizzazione del mondo. È interessante però constatare, almeno per quanto riguarda, diciamo, ha fatto vedere il mappamondo di Hebbers, esatto, che c'è una correlazione molto importante tra spazio e tempo, che un po' nella modernità si perde con questo processo di matematizzazione. Cioè, riprendendo un po' la teoria del romanzo di Bakhtin, si potrebbe parlare quasi di cronotopi cartografici, cioè Gerusalemme indica sui mappamondi medievali una particolare epoca nella storia che si sviluppa, diciamo, in un rapporto appunto organico tra seculum e mundus, insomma tra il destino dell'umanità, la salvazione e via dicendo. Ecco, la prima domanda che le pongo è in che modo il tempo entra all'interno, diciamo, della rappresentazione cartografica. Bertin nella sua, diciamo, Epistemologie graphique, non mi ricordo il titolo dell'opera, diceva che uno dei massimi problemi dei cartografi è proprio per il fatto che ci muoviamo su una dimensione biplanare, cioè su una dimensione piana, è inserire la dimensione del tempo, la terza dimensione del tempo. Questo è un problema che abbiamo, per esempio, io me ne sono occupato personalmente sulla cartografia della migrazione, cioè quando dobbiamo parlare di soggetti in movimento. Ecco, questa è la prima domanda che le vorrei fare, però non so se vuole prima collezionarle tutte o rispondere punto per punto. No, posso rispondere così faccio un piano. No, sull'aspetto ha ragione, infatti, l'importanza di questo rapporto. Non credo, per esempio, sul mappamondo di Hebbers, non credo che gli uomini del medioevali sarebbero stati d'accordo con lei, perché non è che Gerusalemme per loro è una tappa nella storia. Gerusalemme era tutto, quindi era proprio la negazione stessa del tempo, era proprio il mondo in se stesso. Invece sono assolutamente d'accordo, la relazione tra tempo e cartografia è centrale. Direi, per farla breve, che la storia della cartografia è un tentativo di negazione del tempo, gelare, cioè fissare. Quindi la cartografia ha avuto questa pretesa di fissare, dare l'identità definitiva degli spazi. Quando vediamo, uno, l'assurdità di questa postazione, due, la difficoltà nella storia della cartografia a far entrare il movimento, cioè il momento, siccome non si tratta di fare storia della cartografia, non sono entrato nel merito. Per esempio, le prime frecce sulle carte, che sono o la freccia che indica il corso del fiume che va da monte a valle, o i movimenti militari, quindi le truppe che vanno di qua, di là, eccetera. Quindi tentativo di dare
una rappresentazione dei flussi. Ovviamente le migrazioni, ma questo è più tardivo, e arriviamo alla nostra situazione. La nostra situazione è in modo fondamentale una, sì, una rivoluzione numerica, ma nel campo cartografico non esiste più la carta fissa, definitiva. Cioè tutte le carte, diciamo, abbiamo adesso la possibilità di rappresentare i movimenti. E quindi questa è una pagina veramente nuova nella storia cartografica. Quindi assolutamente dal punto di vista epistemologico la carta è molto strettamente legata al, direi più al flusso, al cambiamento che alla storia. Se posso, diciamo, replico alla prima osservazione. Quando mi riferisco a un rapporto, diciamo, anche cronotopico, Gerusalemme e il tempo, gli studi di Alessandro Scafi, ad esempio, sulla cartografia del paradiso e sulla collocazione del paradiso come un luogo anche fuori dalla storia, cioè questo è anche un problema, in quel senso dicevo che si caricano di tempo i luoghi. Seconda questione, lei ha giustamente sollevato il problema del movimento. Ora, il filmato che ci ha fatto vedere, quello di Powers of Ten, è vero che va a potenze di 10 nell'universo, ma con lo stesso, diciamo, procedimento arriva fino alle cellule nel corpo. Cioè, questo anche a significare che c'è un legame nuovo, per certi versi, nella relazione corpo-spazio. Le nuove tecnologie digitali, prima fra tutto Google Maps e Google Earth, utilizzano la localizzazione fisica del soggetto, che è una cosa nuova in qualche modo, che trasforma anche il principio semiotico del tu sei qui, no? Questa tendenza a naturalizzare le rappresentazioni cartografiche. Ecco, questo discorso sul corpo, secondo lei, come non le chiedo di fare una storia della cartografia, lungi da me, però come si inserisce anche e soprattutto nel quadro, diciamo, di quello che è il campo della cartografia cognitiva. Questo le facevo riferimento ai Portolani, cioè perché c'è Jameson nel postmoderno La logica del capitalismo, che trova proprio una correlazione molto interessante tra i procedimenti di Lynch nella città, il modello di cartografia cognitiva e i Portolani. E sembrerebbe che in qualche modo, penso al concetto di biomapping di Nold o artisti di questo tipo che lavorano sulla capacità dei soggetti di costruire delle mappe, diciamo, della città o degli ambienti con cui sono in relazione a partire proprio dalla fisicità del corpo. Come questa cosa, secondo lei, diciamo, influisce sul linguaggio cartografico di oggi? Insomma, se secondo lei merita un maggiore approfondimento? Insomma, questa era un po' la sollecitazione. Sì, senz'altro. Allora, non so se i Portolani sono l'ingresso migliore per questo, ma direi senz'altro che, ancora una volta, se facciamo riferimento alla storia della cartografia, è tutto un movimento di negazione del corpo. Cioè, come se la cartografia avesse preteso la pretensione di indicare dei dati definitivi, assoluti, a prescindere dall'io, dal mio corpo, dagli affetti che mi relazionano col mondo. Quindi direi, per farla breve, che sia gli artisti, io non andrei su Christian Nold, che mi sembra abbastanza debole come esempio di questo, non sono convinto dalle sue proposte, ma comunque un sacco di artisti, e hanno assolutamente ragione, hanno capito l'importanza di reintegrare il corpo nella mappa, non solo col punto voi siete qui, ma dire non esistono le mappe senza la considerazione dei nostri affetti, di queste relazioni. Una mappa assoluta non esiste, ed è anche questo l'assurdità o le credenze o le illusioni di Google, eccetera. Cioè, se crediamo alla visione di un mondo assoluto, a prescindere da un occhio, da un punto di vista, da uno sguardo, è un'illusione. Quindi sì, è una storia lunga con pretesa di mettere da parte i corpi. Noi, la nostra situazione odierna è
il nostro compito è di rimettere i corpi al centro e di rimettere la relazione tra i vari corpi con l'elemento centrale della rappresentazione spaziale. Però non ne ho parlato perché non si può parlare di tutto, però è molto importante, ha ragione. Grazie, grazie mille Ghiglio. E, ancora qualcuno di voi ha delle domande, curiosità o anche se volete proprio riferite a quello che stiamo facendo per così avere... Sì, cosa state facendo? Vedo Teodor che ha tolto il microfono, vuoi parlare? Non so se si sente molto bene perché il mio internet... Non benissimo, ma prova. Mi sentite? Sì, un pochino. Vai. Scusatemi, ok. Sì, no, volevo chiedere che cosa lei pensa di come si usa la cartografia, soprattutto in architettura, perché la cosa che ho visto è che tanti architetti, soprattutto gli studenti, si fanno in un certo modo anche dominare della cartografia, perché il momento in quale il progetto si comincia a concretizzare, dobbiamo fare questo rilievo, questa piana del contesto. E a quel punto, come è così complesso farlo, ogni cosa che non è chiara o che è molto disegnata molto male, mettono anche in questione il progetto, insomma, che sembra in un certo modo meno reale o meno concreto. Beh, magari Francesca avrà più risposte di me. No, varie cose. Una, non so quale sia la situazione in Italia. So che in Francia il quadro della legge sulla costruzione credo sia stato cambiato di molto di recente e non è più un obbligo quando si chiede il permesso di costruzione. Non c'è più l'obbligo della piantina, non è più una condizione. E cosa consegnano? Consegnano la relazione con le vicinanze, cioè sia qual è l'impatto visivo o l'impatto costruttivo, ma secondo me c'è una doppia spiegazione, può essere... Vogliamo andare più velocemente. Adesso sono i comuni che rilasciano i permessi, non più lo Stato in Francia. Quindi vogliono andare più veloce e dare il permesso a tutti. C'è l'altra spiegazione un po' più nobile, che non siamo più in una situazione nella quale l'architetto crea un suo oggetto. Siamo in una situazione di già costruito ovunque. Quindi si tratta di capire la covisibilità, l'integrazione in un ambito già costruito. E quindi per questo, non è veramente una risposta, ma è un primo punto, c'è chi dice non ci serve neanche più la piantina, ci serve solo capire questo, quello, eccetera. Probabilmente, e questa sarebbe un'altra strada di risposta, probabilmente il peso della pianta è pesato molto e anche in negativo nella storia dell'architettura. Cioè, il fatto di dire sì, abbiamo l'elevazione e la piantina, sono due strumenti che però sono degli strumenti che fanno capire solo una parte della spazialità. Quindi è chiaro che per esempio l'importanza data alla piantina della casa, del palazzo, eccetera, ha fatto che in qualche modo si dà più importanza ai pieni che non ai vuoti, che non all'interrelazione, alla strada tra i due palazzi. Quindi di sicuro, cioè, a quanto io possa sapere, la cosa non è chiusa, cioè oggi si vede che è molto discussa l'importanza o la posizione delle piante, delle mappe, e alcuni architetti, per esempio Rem Koolhaas, gioca in modo
cioè, ho visto alcune proposte di concorsi di Rem Koolhaas, nelle quali lui sfotte la giuria, cioè veramente la prende in giro con delle mappe che sono più delle opere d'arte, e quindi è il contesto e tutto quello che si vuole, ma lui ha una traduzione di questo in ambito cartografico. Quindi mi sembra che la situazione sia molto più aperta e molto più complessa oggi, e che non c'è più un rapporto ben chiaro degli architetti, non tutti, con la cartografia. Secondo me, poi se si pensa solo a una cosa come il fatto che non abbiamo più, o sembra molto difficile, captare il GPS dentro i palazzi. Quindi, per esempio, chi produce, chi fa l'architettura dei supermercati? Cioè, sembra che sia molto complessa la realizzazione, il fatto che dentro, all'interno, i segnali non si colgono bene, insomma, non tutti i problemi sono risolti per il momento, ha delle conseguenze sulla spazializzazione, la segnalettica e quindi la cartografia interna dei, per esempio, dei supermercati. Quindi no, è più una non risposta molto aperta. Mi sembra che il rapporto tra architetti o architettura e cartografia sia esploso, nel senso che bisognerebbe identificare delle postazioni molto diverse. Gli urbanisti, piuttosto che l'architetto, piuttosto che chi organizza un supermercato e quindi ha bisogno di una cartografia interna che non riesce ad avere, non può più dare informazioni ai visitatori sulla loro posizione all'interno del palazzo. Quindi è un limite, è un... Non so, Francesco, hai dati più strutturati in merito? No, non riesco ancora, devo dire la verità, a capire cosa intendi con questa cosa della Francia. Cioè, mi sembra molto, mi sembrerebbe fantastico, ma non ci credo che in Francia si comincia a fare a meno di Monge, di tanta prospetto e sezione per descrivere una cosa che deve essere costruita. Non è che gli architetti non lo fanno, e che non è un obbligo per via di legge, non è un obbligo per avere il permesso di costruzione. Mi sembra un passaggio fantastico, che permette finalmente anche a poeti artisti di consegnare un progetto raccontandolo in altri modi, non so, però poi bisogna vedere se, ecco, le strutture tengono. Va bene, parte battute. Teodora e Francesco, vi invito a verificare, a guardare, io andrò a verificare anche. No, va bene. E invece su, appunto, Il problema non è tanto, secondo me, la soluzione di questo tema, di come superare la rappresentazione tradizionale dell'architettura, sia per progettare e trasformare, ma prima ancora, secondo me, per comprendere, perché è il primo passo, diciamo il 90% di un progetto è la mappa dell'esistente, cioè di intanto riuscire a vedere ciò che non si vede, ciò che è nascosto, ciò che la tua mente ti impedisce di comprendere. Ci sono una serie di livelli, di filtri che non ti permettono già di fare il contesto, quindi la prima mappa iniziale sulla quale devi disegnare, che è sicuramente la più importante. Mentre, ecco, cioè, secondo me l'insegnamento di architettura dovrebbe andare più in questa direzione che non invece in quello che sta succedendo, che gli studenti stanno diventando dei maghi nella progettazione con BIM, con tutti i render possibili, tridimensionali, in cui ormai c'è il tempo, in cui c'hai droni, in cui c'hai una visione sempre più artificiale, che dà anche soddisfazione allo studente o al giovane architetto, no? Di poter utilizzare questi strumenti
per vedere lo spazio come non si è mai visto, però non è lo spazio, cioè è completamente una finzione. Cioè ormai, ecco, mi sembra che almeno nelle nostre scuole si vada più verso l'astratto che non verso il mappare concretamente le relazioni, il contesto e quello che veramente insiste nello spazio. Però vabbè, questo pure ce ne andiamo in un'altra direzione. Se non... Sì, ma ritorna anche sulla questione sul corpo, perché per esempio nel rilevamento dell'esistente, di solito nella tradizione architetturale non c'è il rilievo degli odori. Dei suoni. Dei suoni. Non ci sono i feng shui. E quindi... Fino a che punto vai nel prendere in considerazione il sito, la sua complessità, la sua eccetera? Che tipo di cartografia? Cioè, è possibile una cartografia obiettiva comune oppure ognuno di noi ha, nei luoghi che conosce bene, ha una sua visione, una sua cartografia? Chiaramente la seconda, credo quindi... che, no, come tu dicevi, insomma, a un certo punto hai detto che ogni cartografia deve avere un taglio, adesso non mi ricordo, vediamo, ecco, che non deve mettere tutto, deve scegliere, deve generalizzare, no? Hai detto, è chiaro che non serve neanche mettere tutto, no? Ognuno fa la cartografia di quello che ti serve per il progetto, di quello a cui tu vuoi dare importanza, di quello che le presenze su cui tu che tu consideri come fondazioni di una nuova costruzione, quindi le basi di un progetto. E quindi chissà, forse appunto in un certo contesto sapere gli odori, i profumi è più importante che non le viste, sì, perché può essere, oppure che non altri dati del terreno. Però ecco, secondo me poi la capacità proprio di un architetto, di un progettista, di un artista trasformatore è capire con quale layer vai a intervenire, cioè su quali sono gli elementi, qual è il tema di quello che stai facendo, perché è chiaro che è inutile anche avere una sovradimensione dei dati, insomma, troppi dati inutili, ecco. Penso. Sì, sì, in qualche modo chi si accontenta allora di una carta del Turing o una carta Google si accontenta, cioè, di un'assenza di scelta sua, esatto. La neutralità. Allora, penso, vuoi dire qualcosa? Sì, che su questa riflessione che anche oggi queste nuove tecnologie mettono qualche volta in inganno, perché queste cartografie come quella di Maps si vogliono in qualche modo complete. E noi lo guardiamo spesso senza rimetterle in questione, o almeno come mi sembra fare alle volte quando si progetta le scuole di architettura. Io volevo anche chiedere a Mario, siccome Mario tu lo hai conosciuto, come ci ha dato una grande mano per Zoom, YouTube, eccetera, però in realtà la prima lezione su le mappe e i nuovi strumenti con cui costruire, disegnare su Google, con cui fare... Però siccome Mario non parla spagnolo, inglese e altre cose, ma italiano capisce, ma non so se a Mario venivano in mente delle domande più... Perché lui ci ha raccontato, per esempio, alcuni strumenti con cui... si fa la partecipazione, diciamo, come si fanno dei progetti partecipati attraverso delle cartografie condivise, e lui lavora proprio su questo tema. E quindi, non so, mi chiedevo se ti erano venuti, Mario, degli stimoli. Puoi parlare in inglese se vuoi, o in spagnolo, come vuoi.
Pues yo es que estoy muy impresionado con la exposición de Guillaume, porque me ha marcado, me he ubicado yo en una posición que estoy en el un extremo Rigbert, con toda la semiótica fundacional, y en el otro extremo el Feng Shui, que es el extremo máximo de la sensibilidad frente al territorio. Y creo que algo que me impresiona mucho es que el punto en medio que encuentro es la manera como mayoritariamente Google o la cartografía digital nos ha permitido encontrar un patrón a todos, un patrón común, que vuelve... Guillaume, ¿necesiti traduzione o capisci? No, più o meno ho l'impressione. No, no, era perché sennò io dimenticavo l'inizio. Okay. ¿Me entiendes, Guillaume? Sì. Sì, sono d'accordo per questo patron, questa situazione media che... ci fa dimenticare, mi veniva in mente, Francesco diceva che tu sei un esperto di, non so se di OpenStreetMap o di mappa collaborativa. Studiare la storia della cartografia fa capire che è una storia maschilista, militare, di gestione di segreti. Cioè, ci sono un sacco di storie di persone che sono state condannate a morte perché avevano infranto, avevano detto, avevano visto, avevano rubato, eccetera. E quindi l'OpenStreetMap o l'importanza odierna di tutto questo movimento collaborativo è, nello stesso modo in cui mappare il movimento e i flussi è centrale oggi rispetto a una storia statica, mappare assieme è centrale, perché il segreto ci ha fatto credere che una mostra poteva essere una mostra singolare di un'unica persona, quando invece ho tentato di suggerire che è sempre una catena di operazioni cartografiche e che siamo tutti gli eredi, eccetera. Quindi in qualche modo tutte le carte non sono sempre state collettive, solo che a un certo punto si diceva: questa carta contiene informazioni riservate, quindi va negata, la rinchiudiamo e basta. Non si può più intervenire, non si può più, eccetera. Quindi la nostra condizione numerica è una condizione anche di: possiamo fare a meno di questa ideologia del segreto, anche se rimangono un sacco di segreti sugli algoritmi, eccetera, e possiamo noi impadronirsi e non subire, come dicevi tu, il padron medio di Google. Sì. Grazie. Qualcun altro? Ci sono anche alcuni stalker qui presenti, Lorenzo, Giulia, Aldo. In questo momento noi abbiamo una mostra curata da Guillaume a Marsiglia, dove abbiamo portato, è una mostra che si chiama la Marche de Marche, de Marche. Marche de Marche, in cui de Marche, come si traduce in italiano la de Marche? Un processo intellettuale, metodo. Ogni artista ha una propria de Marche, insomma, sì. Ha un proprio modo di procedere, di camminare. Ecco Lorenzo là sotto, e quindi abbiamo questa mostra sul camminare, che poi è stata chiusa una settimana dopo il vernissage, più o meno, e stamattina abbiamo capito che va avanti fino a fine agosto. Sì, quindi sì. Siamo contenti. Sì, peraltro, appunto, a parte la mappa stampata sulla schiena, cioè tatuata sulla schiena di, ora non mi ricordo come, Pungi. Abbiamo visto poche mappe di percorsi, effettivamente, di camminate, in cui appunto un po' di tempo c'è là dentro, no? Certo. C'è un'esperienza, non sono mappe fisse.
Ecco, con Lorenzo dietro di lui vedo la mappa di Roma, sì, di Stalker, che anche quella è stata in una mostra organizzata da Ghiglia. Nella cornice. La cornice fatta dai francesi. Dori, vuoi dire qualcosa? Ci sono, ma io in realtà ero molto incuriosito, a parte appunto dalla, cioè, dall'ampiezza della portata, no, del discorso di Guillaume, cioè, quindi di questa lettura cartografica. Questo discorso degli algoritmi, in realtà, cioè il riconoscimento facciale, nel momento in cui le nostre facce, i nostri comportamenti, cioè tutto quello, addirittura in Cina vengono elaborati nella misura da giudicare le persone rispetto a se sono dei buoni, e quindi ci sono anche, cioè questa mappatura totale, no? Questa, in cui il volto diventa uno strumento cartografico anche, per riconoscere... A me questa frontiera, perché è vero che da una parte si sono prospettate a livello di immaginario più che come efficaci strumenti di cogestione delle relazioni umane, tutte le cartografie partecipative, ma mi sembra che invece sono molto molto avanzate e ne abbiamo bassissima percezione visiva, le mappe del segreto, come le chiami tu, cioè le mappe... con cui il potere ormai utilizza la prospettiva del 5G, utilizza i nostri frigoriferi, utilizza il nostro aspirapolvere per sapere esattamente chi siamo. Ecco, a me lo dico perché è anche un aspetto rispetto al quale io mi sento molto impreparato, no? Cioè non riesco, ho visto delle mappe di andamenti collettivi, delle dinamiche, cioè la capacità di comprendere quelli che sono i comportamenti emergenti attraverso le mappe, ma quelli che sono addirittura i comportamenti etici e morali, non ho, come dire, l'immaginario per, e non ho mai visto, al di là del big data, cioè del dato con cui vengono costruiti, non riesco a immaginare le cartografie che possono produrre. Ti lancio questa cosa, cioè tu su questo hai investigato, hai fatto delle esplorazioni, hai avuto accesso, visto che comunque lavori per un'istituzione pubblica, a un tipo di cartografia di questo genere. Wow, no, non, beh, credo che la tua situazione sia la situazione di noi tutti, siamo impreparati, siamo incuriositi, siamo inquieti. Allora, io direi bisogna stare attenti a non chiamare tutto cartografia, perché se tutto è cartografia, la parola perde senso. E io faccio un po' a fatica, tra l'altro, a fare una differenza netta. Ne ho parlato con specialisti, ma non sono uscito ben chiarito, tra infografia e cartografia. Perché l'infografia, che è un campo geniale dove si fanno delle cose assolutamente incredibili, è una mi sembra una gestione spaziale, cioè su uno schermo, su un foglio di carta, eccetera, una gestione, una spazializzazione di dati. Ma questi dati non necessariamente sono loro stessi spaziali. E quindi per me la cartografia è un caso particolare dell'infografia, cioè il risultato in qualche modo è sempre spaziale. L'infografia ti dà a vedere uno schema delle relazioni, eccetera. Però in alcuni casi è un'analisi di un fenomeno non spaziale, di un fenomeno storico, scientifico, eccetera, eccetera. E quindi non so se, per esempio, tu dici il riconoscimento delle facce delle persone, che c'entra di cartografia? È una gestione di dati, è una gestione di algoritmi, è una sorveglianza, è un potere, eccetera. Se è una gestione dei nostri movimenti grazie ai nostri telefonini, sì, è chiarissimo. Se è una gestione della frequenza, per esempio, dei nostri contatti telefonici, cioè la tabella nel quale viene evidenziata
la rete di tutti i miei contatti telefonici. Non è altamente cartografico, perché il contatto è con Lorenzo, che sia a Roma, che sia a Shanghai, che sia eccetera. Tu ti muovi, rimane il link tra di noi. E questa relazione nei miei contatti non è necessariamente... Si può dire, allora, vogliamo visualizzare la gestione spaziale di questi contatti. A quel punto sì, diventa cartografico. Quindi non tutto è cartografico, anche se il risultato è visivo, se è un'infografia. Però non è assolutamente una risposta a quello che dicevi, è solo una precisione. No, ti finisco, ora ti passo. Scusami Mario, perdonami, solo per dire, certo, ma per esempio adesso che queste cose che ho intravisto per la Cina, no, in documentari, che è in qualche modo l'espressione che abbiamo in volto nel passare in certi luoghi determina un giudizio sulla nostra persona, cioè quindi c'è una relazione interconnessa, insomma. No, immagino, perché poi restituire un immaginario, penso anche per mettere sull'avviso, come dicevi tu, non ce l'abbiamo e forse questo non ci permette di essere abbastanza preoccupati. C'era Mario che aveva una domanda. Sì, che quería sumar a lo que dice Guillón, que parte de mi trabajo cuando presenté a la clase de Francesco fue mostrar aplicaciones que uso en las cuales puedes poner y quitar la cartografía. Y que lo que yo he visto es que generalmente el resultado cuando quitas es que puedes visualizar las comunidades y la red. Y que eso, como lo ha dicho Guillaume, tiene otra aplicación, otra aplicabilidad, que en el caso mío lo uso para el ejercicio de la participación ciudadana y la explicación de cómo la gente puede tener cosas afines que le hace comunidad y cosas dispares que le permite, sin embargo, de estar o no en comunidad, hacer red. Y que eso puede ser, como lo has dicho, cartográfico territorial o no. Y que ahí es donde está interviniendo Internet en permitirnos esas conexiones, ¿no? Però insomma Lorenzo ci abbiamo da fa, perché quello che la questione che tu fai è enorme ed è ahimè la nostra, ahimè non so, la nostra condizione politica adesso. Sono questi i fronti importanti, sempre di più direi, anche a potenza 10 nelle ultime settimane, insomma. Sì, chi non prende il telefonino tenta di resistere, come ben sai. Guillaume non ha il telefonino, non ha nessun, neanche quello Nokia, lo chiami a casa e lasci dei messaggi in una cosa che si chiama segreteria telefonica, oppure risponde sua moglie e ti dice quando torna, una roba incredibile. Con i piccioni. Ragazzi, avete delle domande? Intanto ringrazio Lorenzo per averci mandato un po' appunto ad affacciarci in quel che sta per succedere e a pensare che la cartografia non è poi così neutrale, ecco. E che insomma ancora il segreto è fondamentale, ancora ci vendono le nostre posizioni, i nostri, tutto quello che ha appena detto, non voglio ripeterlo. Ragazzi, voi avete qualche cosa? Allora, Matteus, leggo da qui, ho pensato al contrasto tra le mappe situazioniste come mappe per perdersi, come la guida psicogeografica di Parigi, e le immagini di voi siete qui. Si può dire qualcosa su questo? Chiede Matteus, è uno studente brasiliano che è venuto a Roma ma non è mai uscito di casa da quando è venuto qui.
Quindi chiediamoli forse, una adesso, forse oggi è uscito, non lo so. Chiediamoli una mappa di Roma. Sì. È lui che la deve disegnare. Sì, è vero, c'è qualcosa... Cioè, in qualche modo le carte situazionisti sono delle carte nelle quali non ci sono mai il siete qui. Cioè, siete qui implica una sicurezza sia sullo spazio, sulle informazioni, sui dati e su me stesso. In qualche modo il tentativo di Debord è quello di fuggire a quelle sicurezze. E quindi io direi c'è qualcosa, infatti, come se il gran numero di voi siete qui, che si possa vedere qua e là, fosse un modo di non prendere, di non rischiare, quando invece Debord, il situazionismo, è un tentativo permanente di rischio. E quindi sono due estremi, direi. Sono due... Aggiungerei che se uno se visualizzate la mappa di Guy Debord, The Naked City, quella più famosa di tutte, che sta sulle borsette ormai dei musei, forse il voi siete qui sono le frecce rosse, sì. Cioè sì, siete ovunque in deriva perdendovi qua dentro, insomma in realtà è come se fosse moltiplicata la freccia del voi siete qui. Dappertutto, ma non sulla mappa, peraltro, sul vuoto, sul bianco, sì. Tra un'isola e l'altra, insomma. E poi voi non siete più qui, siete già spariti, passati altrove. Da un'altra parte, sì. Nell'altrove, ecco. Sì. Va bene. Grazie. Grazie, Matteo. Ragazzi, come siete messi? Avete altre curiosità, domande profonde, leggere, banali? Tu mi manderai alcuni, io darei volentieri dopo un occhio ai loro lavori. Alla fine. Magari quando sono, guarda, siamo un po' all'inizio, quindi se vuoi li facciamo ancora maturare. E poi... E poi facciamo una... Okay. Facciamo un momento, volendo anche di critics insieme, può essere una cosa interessante. Volentieri. Va bene, non so se Nico, che ci sono per caso domande su YouTube, vedi cose, qualche... No, in realtà no, Emanuela Di Felice ha detto come 10 minuti fa che le nuove mappe algoritmiche sono riuscite a gestire quel voto che la stessa mappa non riesce a rappresentare, quello è l'ultimo che state detto nel YouTube. Mappe algoritmiche sono riuscito a mappare. Sono riuscito a gestire quel voto. A gestire il voto che neanche si riesce a mappare dopo. Cioè, lo produce ma poi non lo riesce a mappare. Sì, sì, sì. Va bene, ragazzi. Avete... Grazie, grazie. Oh. La conferenza. A questo punto vi lascerei. Grazie mille, Guillaume. Grazie, grazie a voi tutti. Grazie Nicola e Mario. Grazie a tutti. Ciao Lorenzo, ciao Francesco. Grazie mille. Ragazzi, noi che facciamo? Continuiamo su Zoom, ci mettiamo su Team, che vogliamo fare? Direi che qua interrompiamo YouTube sicuramente. Paro il YouTube, sì. Francesco. Sì, paro YouTube. Io farei volentieri una pausa. Poi, se Mario ce lo consente, o se tu mi puoi dare...